Indossa. Come si formano i vari corpi dell'individuo? Commento. Si costruiscono dal nuovo ogni volta che l'individuo ha necessità di incarnarsi. Ad ogni incarnazione l'entità indossa un nuovo abito fisico, un nuovo abito astrale e un nuovo abito mentale, diversi da quelli posseduti nelle vite precedenti, non soltanto come forma, ma anche come struttura delle varie materie che li compongono. Questi tre corpi, che il cerchio Ifior chiama transitori, devono essere rinnovati ogni volta perché esauriscono la loro utilità nel periodo che serve all'individualità incarnata per esperire il piano fisico e per trarre da questa esperienza ciò di cui ha bisogno per crescere in quel suo periodo evolutivo.